Che faccia scura. Che è successo? Ti ha chiamato al rapporto? Non sempre le cose sono così semplici. E a volte... A volte... Il nonno ha ragione. Se ti fai convincere così facilmente... No, no. E le tue cose? Come vanno? A me stanno accadendo delle cose delle quali non saprei come parlare. O forse è meglio dire che non vale la pena parlarne. Io invece credo che sia il contrario. Credo che dovresti parlarne. Perché parlandone scompaiono, o perlomeno possono essere meno gravi. È facile a dirsi quando uno è coraggioso. Io invece sono un vigliacco. Io vedo la differenza che c'è fra noi due. E riconosco che sei coraggioso. Ti ammiro molto e vorrei veramente assomigliarti almeno un po', davvero. Luca, il punto è che viviamo in un mondo talmente falso che chiunque dica la verità è considerato coraggioso. Io mi limito a dire o cerco, almeno, di dire quello che penso, nient'altro. Ma è proprio questo il tuo coraggio, o la mia vigliaccheria, come la chiamo io. Tu almeno fai quello che senti di fare e dici quello che senti di dire. Io no, io non... Questo non è Luca, non sono io. Io non sono fatto così. Mi comporto come gli altri si aspettano che io faccia. Sei sicuro che dipenda dagli altri? O sei tu stesso a volerlo? Senti, sono già abbastanza confuso. Poche cose mi sono chiare. So che devo uscire da questa situazione. So soltanto questo, per il resto non so né dove devo andare né quale sia il cammino da intraprendere per riuscire a fuggire, però mi rendo conto che molto spesso ho preferito attribuire la colpa dei miei problemi ai Morandi, perché io non ho il coraggio di assumermi le mie responsabilità. La soluzione è la ricerca. E cercare di scoprire se stessi. Come si è fatti. Provare a guardarsi allo specchio, ma non fisicamente. Cercare dentro se stessi la propria anima. Provare ad aprire delle porte e a richiuderle finché non ci si è trovati. È una cosa che mi fa paura. È questo il problema. Che ci fa paura e allora cerchiamo di nasconderci. Ma è tutto il contrario. La paura, dobbiamo affrontarla. Dobbiamo scoprirci, non nasconderci. Perché una volta che avrai scoperto chi sei, riuscirai ad avere rapporti molto migliori con gli altri, perché in questo caso, nel tuo caso specifico, nessuno ti può aiutare, neanche tuo fratello, Luca. Tu devi fare in modo di aiutarti a scoprire chi sei, tu da solo. Io credevo che... l'amore... L'amore. L'amore è talmente potente che ti riduce a brandelli e ti fa fare cose che non pensavi mai di poter fare. Ma non è il sentimento che nutri per Lilli Pedemonte a farti parlare così? Il fatto che tu l'abbia capito vuol dire che non sono poi così coraggioso. Ma sei innamorato? Io ho un amore proibito, il che è diverso. E vuoi rinunciare al tuo amore proibito per sposarti con Lilli Pedemonte, Sebastiano? No. Non rinuncio a questo amore. Rinuncio alle reazioni che questo amore potrebbe scatenare. A tutto il male che potrebbe causare alle persone che amo. È proprio per questo che è diventato tanto forte e tanto pericoloso.
Animo, fratello. Ti dirò una cosa che non so se dovrei dirti, ma fa lo stesso. Oggi ho sentito mamma e Roberta parlare di Micaela. È Micaela. Ciao, amore mio. Ciao, mamma. Oi. Cos'è successo? Perché i tuoi occhi sono così tristi? Ah, mamma. A volte avrei tanta voglia di piangere e non ci riesco. A proposito, sai a cosa stavo pensando? Mi sono ricordata di quella volta, quando eri bambina, quando ti venne quella febbre fortissima. Povera piccolina, sei stata tanti giorni senza uscire di casa e alla fine non sapevo più cosa fare per convincerti a restare ancora a letto. Sì, sì, me ne ricordo. Mi ricordo che mi promettesti che quando fossi guarita mi avresti portata alle giostre. Come mi sono pentita poi di avertelo promesso. Scottavi dalla febbre e nonostante questo ti ostinavi a dire che eri guarita. Sì. Allora un giorno decidesti di coprirmi molto bene. E mi portasti al parco. E papà mi dette 5 pesos per divertirmi sulle giostre. Però quel giorno le giostre erano chiuse. E io mi misi a piangere. Il più delle volte, purtroppo, la realtà non corrisponde ai nostri desideri. E in questi casi piangere fa bene? Certo che fa bene, tesoro. Però devi fare in modo che le lacrime non ti impediscano di vedere. Che cosa c'è dietro a queste lacrime, tesoro mio? Pronto? Vorrei parlare con Micaela Gonzalez, per favore. Chi la desidera? Sono Sebastiano Gonzalez Morelli. Non è in casa. E la prego di non chiamare mai più. Non voglio avere niente a che fare con la sua famiglia. Non chiami mai più. Era Sebastiano. Era Sebastiano, vero, mamma? Dottor Morandi, lei lo sa. Di Domenico vuole assolutamente prendere parte all'affare con Salvatore e non intende ragioni. Non me ne importa un bel niente. A voi deve importare solo quello che penso io. Credo che questo affare sia la nostra ultima speranza. E adesso più che mai noi dipendiamo dall'esito dell'elezione di Piedemonte. Il risultato è così sicuro ormai? Forse non sono stato chiaro. Quasi sicuro non è abbastanza. L'accordo con Salvatore dipende da questo. Sì, sì, però ora non possiamo fare nulla. Possiamo soltanto aspettare. Sei impazzito, Romano? Ricordati che si può fare sempre qualcosa. Quindi agite come vi pare. Ma dovete fare in modo che Piedemonte vinca di sicuro queste elezioni. Comunque Di Domenico non vorrà essere tagliato fuori. Dovrà passare sul mio cadavere. Parlare con il signor Gonzalez Morandi. No, mi dispiace, non è in ufficio. Vuole lasciare un messaggio? Senta, signorina, l'ho chiamato più volte e non l'ho mai trovato. Lei mi sa dire a che ora sarà di ritorno? No, il signor Morandi non me l'ha detto. Bene, allora chiamerò più tardi. La ringrazio, arrivederci.
Stavi cercando di parlare con Sebastiano Gonzalez Morandi, vero? Figlia mia, ma perché vuoi continuare ad avere rapporti con quella gente? Mamma, Sebastiano non ha colpa di quello che è successo. Ma anche lui è un Morandi, Micaela. E quella gente, con i suoi loschi giochi di potere, ha rovinato tuo padre, lo ha irretito con le sue menzogne. Ma lui è diverso, mamma. Tu stai facendo confusione, le cose non sono così semplici come sembrano. Di quello che vuoi, ma visto come sono andate le cose, io non voglio avere niente a che fare con loro. Almeno abbi rispetto del mio dolore. Io posso comprendere i tuoi motivi. In fin dei conti è tuo fratello ed è naturale che tu voglia conoscere il resto della storia di tuo padre, però tutto questo a me fa molto male. Ah, ma certo, mamma, lo capisco. Lo capisco, mamma, hai ragione. Vorrei pregarti di essere più chiara, Claudia. Io ho bisogno di sapere... So perfettamente che quello che ho ti interessa moltissimo. Guarda che non sto giocando, eh? Quanto potrei guadagnarci? Quello che vuoi. Sei veramente generoso. Ma io vorrei delle garanzie. Come faccio a sapere che dopo, quando avrai ottenuto i documenti, non cercherai di ammazzarmi come hanno fatto i Morandi? Quei documenti sono in una cassetta di sicurezza in una banca di Milano. In quale banca? Non avere fretta. Stai dimenticando la tua parte. Non mi hai detto più di quanto già sapessi. La cassetta di sicurezza non è soltanto a mio nome. Io prima desidero sapere che sarà della mia vita da questo momento in avanti. Avrai denaro sufficiente per vivere il resto della tua vita senza problemi. In un altro paese, quello che preferisci. E in quanto alla mia sicurezza? No, non me la sento di darti nessuna garanzia. Devi avere fiducia. Devi avere molta fiducia in me. Io sono un uomo di parola. Che cosa è successo, Luca? Perché? Eleonora mi ha detto che hai dei problemi e che ne stavi parlando con Sebastiano. Eleonora, promotrice dello spionaggio casalingo e familiare. Che cosa vuoi che ne sappia, Eleonora, della mia vita? Voglio sapere che cosa hai, Luca. E va bene, non ce la faccio più, nonno. Sto soffocando in questa casa. Non vedo l'ora di andarmene, ma non so come. E pensi di risolvere il problema arrabbiandoti? No, non lo so. Non so come fare, ma so che devo andarmene, nonno. A che si deve questa crisi? Perché suppongo che ci deve essere un motivo per questo attacco. Il motivo, nonno, è che in questa casa si vive in una continua ipocrisia. E finirò anch'io per diventare un ipocrita, come tutti voi, a meno che non vada via di qui. Non capisco a chi ti riferisci quando parli di ipocrisia. Nonno, mi riferisco al rapporto che c'è stato tra mio padre e mia madre. Mi riferisco, scusa, al rapporto di mia sorella con suo marito. Al rapporto di mia sorella con Ernesto. Al mio rapporto con Ernesto. E al mio rapporto con Giuliana. Ma se hai tutto per essere felice. Giuliana è una bellissima donna. Ma tu continui ad occuparti di cose che non ti competono. Io non so che cosa mi compete, nonno. Non so cosa mi compete e cosa non mi compete, perché non penso mai a queste cose come se si trattasse di affari. Per me è diverso. Sono sentimenti. Spiegati, non ti capisco. Volevo andarmene. Dovunque. Con Ernesto. Non ti preoccupare, non succederà, nonno. Ma solo perché lui ha altri progetti. Comunque io non intendo continuare a vivere così. Che cosa vorresti fare? Veramente non so quello che voglio, ma so quello che non voglio. Non voglio Giuliana. Non voglio più la farsa di questo matrimonio.
e non voglio continuare a vivere sotto il tuo controllo. Andiamo, Ernesto, ti prego. Che cosa è successo? Su, parla. Sì. Luca è venuto a trovarmi. E stai male per questo? Ho molta paura per lui, Roberta. Ma vedi, ora è molto confuso. Quando riuscirà a capire, andrà tutto meglio. Sì, è confuso e credo che in parte sia colpa mia. Sai, Roberta, noi due all'inizio eravamo molto legati. Facevamo progetti e... ecco... a un tratto sei apparsa tu nella mia vita e mi sono innamorato perdutamente. E così è cambiato tutto. Ma tutto... tesoro, lo sai che non si può comandare ai propri sentimenti. Non devi sentirti colpevole. Ma Luca è disperato, Roberta. Non ha più idee. E ho veramente paura di quello che potrebbe fare della sua vita. Si sente perso, come se fosse stato abbandonato da tutti quanti. E vederlo così mi fa male. Molto male. Amore. Vedrai che andrà tutto bene. Sai che ho molta fiducia in te. E tu hai fiducia in me? Sì, certo. Perché non dovrei averne? Sai che io ho l'ossessione di avere una grande famiglia. Sì, ma che cosa c'entra? Voglio che tu mi dia un nipotino. Non desideri avere dei figli? Sì, mi piacerebbe. È che non... Ma che c'è? Spiegati. Luca e io non abbiamo rapporti. Eppure hai tutto per attrarlo. Non creda che non ci abbia provato. Molte volte, sai, noi uomini abbiamo paura di lasciarci andare. È la donna che deve farci passare questa paura. Sì, ma vede, quella di Luca. Quella di Luca, dottor Morandi, non è paura. È rifiuto. Ma tu giochi con lui? Sei provocante? Più importante, mattina e sera. È stato... male. No, al contrario. Volevo solo chiederti scusa e, ecco, beh, volevo anche stare un po' con te. Non possiamo stare insieme senza farci del male, senza correre dei pericoli. Non prendiamoci in giro. C'è anche un altro modo di vedere no, le cose. No, non c'è un altro modo, perché noi ci amiamo. Sebastiano, ti prego, non alimentiamo un sentimento che non ha alcun futuro. È meglio lasciare le cose come stanno. Tu sai cosa significa questo momento per me. È unico. È sacro. Tu sai quello che provo. Sì. E per questo vorrei che mi aiutassi a andare via di qui. Ti prego, non chiedermelo. Ne morirei. Tu mi distruggi così, lo sai. Mi distruggi. Michaela. È stato lui, vero? Tanto l'ho capito. È stato lui. È l'uomo più meraviglioso che esista al mondo. E io lo amo. Lo amo. Ma ho rinunciato a lui. Perché? Che succede, Michaela? Non capisco, me lo spieghi. Avevi ragione. Non riesco a stare accanto a lui senza desiderarlo, senza amarlo. Michaela, vuoi spiegarmi, per favore, che è successo?
È troppo forte l'amore che provo per lui, Chiara. È troppo forte. E mi fa male. Mi fa molto male. Ma perché, Chiara? Perché una cosa del genere doveva capitare proprio a me? Perché? Perché? Ma brava! E così per alta è stato preso per colpa tua! Non sapevo che cosa dire. Non volevo essere coinvolta. Non sapevo cosa dire. No, non lo sapevi. E allora è ora che impari! Basta! Basta! Ma che ti prende, Teresa? Non fare la stupida. Questo è quello che hai sempre pensato di me. Ma è finita. Hai finito di approfittare di me. Vattene! Andiamo, Teresa. Vattene! Andiamo. Su, dammi quella pistola, Teresa, su. Fuori di qui. Fuori! Oh! Cosa ho fatto? Bene, questa sera festeggiamo la partenza di Luca. Domani partirai e andrai a passare qualche giorno alla villa di Pedemonte. Raffaele è molto felice di averti a casa sua come ospite. Scusate, ma chi lo ha deciso? Io. Senti, nonno, si tratta della mia vita. Sono io che devo preoccuparmi della mia vita. Siediti. La campagna è il luogo migliore per pensare. Il luogo ideale. Partirai domani mattina. Vedrai che un giorno mi ringrazierai, Luca. Cos'è successo? Tua moglie ti ha cacciato? Per la verità vorrei passare la notte con l'unica persona che mi fa sentire amato. È molto facile chiedere affetto senza dare niente in cambio. Non ti sembra di essere un po' troppo egoista? Andiamo, lo sai che ti amo. Sì, ti ho amato fin dal primo giorno. Beh, capisco che tu sia arrabbiata per tutto quello che è successo. Ma io ti amo. Ehi, che ti prende? Mi prende che fra noi c'è stato qualcosa, ma oramai è finita. Tutto quello che avevo. Che altro vuoi? Vedermi piangere? Perché non te ne vai? E non mi lasci solo come al solito. Voglio starti vicino. Ti prego, voglio farti compagnia. Non voglio la tua pietà. Per me sei solo una povera donna. Non è pietà quella che provo per te. Io ti voglio bene, Luca. Ti assicuro che io non volevo farti del male, ma poi le cose sono cambiate. Ti informo che ormai non me ne importa più niente di questa storia. Niente. L'ho superata. L'unica cosa che mi importa a questo punto è cercare di sottrarre la mia persona alle grinfie dei Morandi. Credi che questo sia possibile? Avanti. È permesso? Siediti. Grazie. Allora, hai eseguito i miei ordini? Sì, sì, stia tranquillo, dottor Morandi. Sta andando tutto bene. Dopo aver lasciato campo libero a Di Domenico, che adesso mi sta alle costole, mi dici di stare tranquillo, fa le cose per bene. E io starò tranquillo. Hai dato ordine a Luciano di pagare la cauzione? Sì, sì.
Hai trovato un avvocato? Era lì fin dal primo interrogatorio. E com'è andata? È un giudice su cui possiamo contare. Però per ora non lo toglieranno dall'isolamento. Che hai? Sei triste? No, no, sono molto stanco. È stata una giornata faticosa. Mi dispiace che le cose siano andate così. Così o in qualsiasi altro modo. Doveva finire, quindi fa lo stesso. Basta, Giuliana, basta, basta, basta. Non ti capisco. Avevi tutta la libertà che volevi. L'unica cosa che ti avevo chiesto era di mantenere il nostro segreto, il nostro patto. Ma non sei riuscita a fare nemmeno questo. Ti sei subito uniformata ai Morandi. Ti sei alleata con mio nonno e mi hai lasciato solo. No, tu sai com'è tuo nonno. Mi ha fatto delle domande. Sì, so come è fatto. Lo so, ma so anche come sei fatta tu. Luca. Ma davvero io non ti piaccio? Davvero non senti niente per me? E se ci provassimo? Giuliana, te l'ha chiesto il nonno di provarci ancora. È così, vero? Sai una cosa? Senza l'intervento dei Morandi, credo che avrei provato qualcosa per te. Che ne diresti se ti portassi un caffè molto forte e molto caldo? Sono incantato. Finalmente un barlume di umanità, sono incantato. Finalmente. È la proposta più interessante che ho ricevuto negli ultimi tempi. Caffè. Sei tornato al focolare? Se vogliamo chiamarlo così. Rosa, mi lasceresti passare la notte in camera tua? Ve l'ho detto che era un ottimo affare. Noi abbiamo fatto il lavoro, perché ci spetta di meno? Io ho preso i contanti. Quella era merce che scottava e ve ne ho liberato io. Quindi, detto le condizioni. Va bene, come vuoi, ma la prossima volta stabiliamo noi il prezzo, eh? Ma ricordatevi che avrete bisogno di un acquirente. E se io compro, stabilisco anche il prezzo. Mario! Mamma. Non ti basta distruggere la tua vita, ora me la porti anche in casa questa gentaglia, eh? Mamma, lui è Giorgio. Oh, la mamma è tornata in casa a trattare il bambino. Fuori di qui, fuori, rifiuto. Mamma. Fuori, no, fuori. Noi ti aspettiamo fuori. Sotto casa, via. Mario. No. No. Mario. Hai stracciato l'articolo? Perché me l'ha chiesto il nonno. Ha ricevuto delle lettere minatorie.
E poi perché mi sento come Don Chisciotte in questa lotta. Ormai la gente mi considera solo un matto che ha messo in pericolo la sua famiglia. Forse se fossi stato più prudente ora non ci sarebbe problema. La verità è una sola, Lily, e bisogna assolutamente affrontarla. Sebastiano, di sicuro c'è che tu hai scritto un articolo. Ed è stato come se avessi gettato un sasso contro un alveare. Io sono certa che riuscirai a trovare il modo di dire quello che pensi. Ma credo che in questo momento sia meglio aspettare. Io dovrei aspettare che le api ritornino all'alveare? Sì. Ma vedi, il fatto è che mi sento un vigliacco. In particolar modo oggi. Sai, mio fratello Luca mi ha detto che mi considera un eroe. Un uomo coraggioso, perché dico sempre la verità. E invece ho appena stracciato il mio articolo. Non posso dire la verità. Rinuncio a pubblicarla. Ma tu hai idea di quante siano le cose a cui sto rinunciando in questo momento della mia vita? Quando parli delle tue rinunce, ti riferisci anche a Micaela, non è vero? Posso entrare? Sì, sì, certo. Hai una faccia. Scusami, ma non ti aspettavo, ecco. Mi hai sorpresa. E per l'appunto si tratta di una sorpresa. Stiamo organizzando un pranzo in onore di Sebastiano. Sarà una festa di addio al celibato. Verranno tutti quanti gli amici. Mi farebbe molto piacere se ci fosse. Che ne dici? Ecco Micaela. Prepara un caffè, eh? No, non preoccupatevi per me. Sto bene. Prego, signorina. Oh, mi scusi, signora. Vorrei vedere l'avvocato Franco Gonzales. Si accomodi, prego, si accomodi. Grazie. Chi devo annunciare? Gli dica che c'è Sonia, sono sua moglie. L'avvocato sarà qui da un momento all'altro, ma intanto si accomodi, per favore. Sì, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Noi ci siamo già conosciute. Può darsi. Io sono la moglie di Franco Gonzales. Bene, prego, accomodati. Siediti. Mettiti comoda. Grazie. Ah, che pancia! E quando nasce? Ormai manca poco più di un mese. Va tutto bene? Oh, ho una gran paura. Ma voi due non siete sposati? No, però aspettiamo un bambino. Certo. Franco parla sempre di te. Franco? Di me? Avresti mai pensato che il tuo articolo avrebbe avuto una tale ripercussione? Beh, sapevo di poter contare su delle informazioni molto valide che mi potevano servire a spezzare qualche anello della catena, però io vorrei riuscire a smuovere l'opinione pubblica. Questo vorrei. A proposito, ho ritenuto opportuno invitare il ministro degli interni a un pranzo informale. Sì, lo so, me l'ha detto Balboni. In questo momento è meglio far calmare le acque. Dottor Gonzales e la... Volevo fargli una sorpresa. Si sieda. Sì, grazie. Ho sentito molto la sua mancanza. E perché ha sentito la sua mancanza? Siete forse...